Chi mi ha preceduto, che ha svolto le funzioni di presidente di tribunale, la Pia Mangano, che oggi non è qua, penso che abbia vinto tutto. Ecco, va bene, la ringrazio lo stesso, non la vedo, ma ringrazio il dottore Micali, che io ho conosciuto, la cui competenza non è necessario venga ripetuta da nessuno. Cioè, io sono stata rassicurata dalla sua dedizione, dalla sua capacità, dal fatto che abbia saputo coniugare queste funzioni impegnative, quali sono le funzioni di presidente di tribunale, a quelle sue proprie di presidente di sezione. Ci siamo incontrati quest'estate in un momento difficilissimo, ma lui non ha mai assolutamente rimpianto o detto di avere svolto, di stare svolgendo un incarico eccessivo. Anzi, è stato poi prodigo di consigli, e di consigli sarà prodigo anche in futuro, perché io ovviamente mi avvarrò della sua persona e della sua grande competenza e ne avrò sicuramente grandissimo bisogno. Volevo dirvi che sono orgogliosissima di essere diventata il presidente del Tribunale di Messina. Sono orgogliosa, sono fiera di questo. È un tribunale che, come tutti gli uffici giudiziari del distretto di Messina, il presidente ha raggiunto ottimi risultati, ottima performance. Io ho visto dai dati riportati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, io ho visto che è stato raggiunto l'obiettivo del position time, è stato aggredito l'arretrato, è stato portato avanti un lavoro veramente notevole. È chiaro che noi avremo anche ancora tanto lavoro da fare, perché abbiamo degli obiettivi che ci impone l'Europa, che ci impone la riforma Cartabia. Io vi dico che noi lavoreremo tanto su questo, anche se ritengo che per esempio l'obiettivo della riduzione del 90% dell'arretrato civile sarà quasi impossibile raggiungerlo nel 2026. In ogni caso, noi sappiamo, il nostro pensiero e la nostra idea, che la giustizia, per essere effettiva, deve essere anche immediata. Faremo di tutto per realizzare questo, però il mio punto di vista è questo: non vogliamo farlo diventando giudici burocrati. Io non penso a questo, penso a un giudice che deve essere valutato per il numero delle sentenze, non penso al giudice che si chiude in se stesso e che dà un contributo in termini quantitativi. Io ritengo che sia necessario che proprio la giurisdizione esprima in pieno quello che è il suo valore, e che quindi questa casa, il tribunale, sia la casa dei diritti, sia una casa verso la quale tutti guardano con attenzione e anche con fiducia. Per cui è questo quello che faremo, perché le difficoltà sono naturalmente obiettive. Io quando si parla della riforma Cartabia, quando si parla degli obiettivi anche europei, dico che bisogna verificare e guardare la realtà. La realtà è quello che è, cioè è chiaro, noi abbiamo dei tribunali che, anche se non carenti dal punto di vista di organico formale, sono dei tribunali che sicuramente hanno una pianta organica inadeguata per le complessità degli affari che si svolgono in queste sedi giudiziarie. Penso per esempio anche ai tribunali periferici, per cui questo sarà da tenere in conto quando si porranno gli obiettivi, i quali noi cercheremo sicuramente di attendere anche con attenzione. E vi dico, io darò tutta me stessa, non ho ringraziato in questo le mie meravigliose colleghe, le colleghe della mia sezione, ma anche la mia famiglia, che ho voluto tutto qua presente. In genere i familiari, tipico del nostro periodo, non avere mai accanto i familiari. Li ho voluti perché i miei familiari sono stati importantissimi, anzi mi hanno dato quell'aiuto necessario per raggiungere i risultati che poi ho raggiunto, senza mai recriminare per il tempo che non ho dedicato. Li ringrazio in particolare mio marito, ma tutti, insomma,
grande composizione, sonetta, cognato, cognate, eccetera. Quindi grazie ancora anche a voi. Io vi dico che lascerò la mia porta aperta, come ho sempre fatto in questi lunghissimi anni di attività. Ometto di dirvi quanti sono, perché altrimenti potreste ricavare indebitamente. Il presidente Migliani ha detto anche la mia data di nascita. Io dico, ci metterò tutto l'impegno di questo mondo e l'entusiasmo che mi caratterizza. Sono convinta che faremo bene questo lavoro, che sarà anche tanto impegnativo. Sono convinta che dovremo dare a tutti l'impressione che questo tribunale in fondo è la casa di tutti. Questa è la nostra logica, il nostro pensiero, quello che abbiamo sempre perseguito, e vorrei che tutti si potessero rivolgere, avessero chiarezza, pensassero con trasparenza a quello che possono ottenere. E insisto anche nel dire, immagino che questo tribunale debba essere anche umano, che dia a tutti quello che deve dare, ma che abbia anche uno sguardo di pietà anche nei confronti di chi non può ottenere un risultato richiesto o sperato. E vi dico che credo tantissimo nei diritti, ma anche nei doveri. Penso che i doveri siano soprattutto a carico di chi ha maggiori responsabilità. Di questo io mi farò carico personalmente, ma lo chiederò anche a voi e vi inviterò anche a fare questo. Vi ringrazio per questa accoglienza veramente tanto calorosa e speriamo di...